Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi facciamo soba. Benissimo, hai anticipato tutto. Comunque facciamo un piatto tipico giapponese, la soba. Io farò la soba fatta a mano, visto che nessuno la prepara. È difficilissimo, poi vi spiego bene. E vediamo se riesco a farmi vedere. Io faccio brodo. Ok. Per soba fredda. Quindi va bene, fai vedere cosa hai fatto fino adesso. Il primo step, la prima parte, vai. E metti nel pentola. Abbiamo messo acqua e poi alghe, kombu. L'alga kombu, quella verde, lunga. Funghi shiitake. Sono secchi questi. Secchi. I funghi shiitake, li vedete qua. E poi lascia 10 minuti, quarto d'ora lasciato così. Poi adesso lo facciamo bollire. Facciamo bollire, poi continuiamo la cosa. Ok, adesso il primo step era questo. E poi quando, aspetta un attimo, è una cosa, quando prima di bollire devo togliere alghe. Prima che l'acqua bolla si tolgono le alghe, perché poi non va bene. Perché, come si dice, neva? Perché dice? Diventa poi tutta appiccicosa, strana. Okay. Ok, va bene. Adesso già bollito. Prima di bollire già tolto kombu alghe. L'alga kombu, sì. E quando bollito mettiamo salsa di soia. Come al solito. E un po' di sciroppo. Sciroppo, noi usiamo il dolcificante, lo sciroppo di mela italiano. Però potete usare tranquillamente dello zucchero. Mettiamo un po'. Sciroppo d'agave, quello che volete, zucchero di canna, insomma. Quando fa fredda, brodo fredda, mettiamo tanti salsa di soia e così dà più forza. Più forte. Tanto. Tanta salsa di soia. Ok. E poi un po' si di... sente da qua, fare pazzesco. Un pochino. Poco, sarebbe un cucchiaino di zucchero, to. Ecco. E poi facciamo bollire un po'. E poi quando bollito assaggiamo un pochino. Se manca mescoli qualcosa, o no? Mettiamo. Ma anche senza mescolare, ok. No, va bene così. Va bene, a posto. Ecco qua, già bollito. Sta bollendo. E adesso vediamo se va bene. Un pochino, mettiamo salsa di soia. A posto. Okay, è finito? Sì, ok. E poi così raffreddare. Lo facciamo raffreddare, raffreddare. E basta. Basta. Ok, pronto. Ci va un po' di tempo da fare prima. Adesso tocca a me fare la pasta, che sarà difficilissimo. Adesso mentre mi fa il video Yuka vi spiego un po' di cose. Dai, la parte lunga la faccio io oggi. Lei invece ha fatto la parte veloce. Ok, la parte difficile tocca a me. Farina di soba, che sarebbe grano saraceno, si trova anche in Italia, ormai è diffusissima, buonissima, sanissima. Questa è una soba un po' bianca perché è la prima dell'anno, si chiama Shin Soba, il primo raccolto dell'anno. La quantità di acqua è più o meno il 50%. Io mentre mescolo vi spiego un po' di cose. Si mette poco per volta l'acqua così, in questo modo, e con le dita andiamo a fare così, deve proprio incorporare l'umidità. Deve farsi dei grumi, deve diventare grumosa. È una procedura molto lunga, io sto imitando i cosiddetti maestri, loro che la fanno, che hanno studiato decine di anni per farla. Io non sono bravo perché, cosa succede? Nei ristoranti la farina di soba non è al 100%, mettono farina normale, che comunque ha il glutine ed elastica in percentuale, magari 20-30%, e poi il resto di soba. Quindi quando la tagli, quando fai l'impasto, viene elastico, facile da tagliare. Mentre alcuni fanno la juvari soba, che vuol dire 100% farina di soba. Qual è la particolarità? Che non ha il glutine. Non avendo il glutine è difficile farla diventare un impasto, perché... E quando fai il pane è facile, perché il glutine tiene tutto insieme.
Ma se tu non hai il glutine, come fai a farla stare insieme? Quindi devi essere bravo, schiacciarla forte e essere delicato quando la tagli e fare tutto sto lavoro. Adesso io sono uno che si arrangia, non sto a seguire tutte le loro regole. La difficoltà sarà quando la taglierò, proverò, farò il mio meglio, ma non assicuro che venga, proprio perché è difficile. Ho voluto provare a fare la pasta diciamo fatta a mano, la soba fatta a mano, perché vedo che altri più famosi di noi fanno sempre tutti gli spaghetti, le cose, però le comprano al supermercato. E tra l'altro fa anche un po' schifetto la roba del supermercato, costa 1-2 euro. E insomma, ho voluto farla un po' io. Adesso mi siedo, se no ci va 3 ore a fare una roba così. È sempre più umida, vedete che è un po' grumosa. Si va ad aggiungere l'acqua 5-6 volte in tutto questo processo, è molto lungo. Io piano piano aggiungo l'acqua e poi quando è più grumosa vi rifaccio il video, perché adesso sennò è lungo. Quindi stacca pure Yuka. Come vedete ho aggiunto ancora 2-3 volte l'acqua, vedete che si stanno facendo dei grumi in questo modo. Piano piano sta assorbendo l'umidità. Ok, allora a forza di mescolare abbiamo raggiunto questo livello qua di impasto. Adesso gli diamo la tipica forma che fanno loro giapponesi. La forma del Monte Fuji, che non sembri altre cose, che noi italiani siamo bravi a far sembrare. Compattarla bene, senza fare queste crepe che si vedono, ma io non sono bravo, io non sono un maestro. Faccio quello che riesco, apprezzate per favore lo sforzo e non il risultato finale. Anche perché una, se tu vai al ristorante non è che trovi gente che lo fa a mano, ormai usano tutte le macchine, quindi sono rarissimi, più unici che rari, questi che fanno ancora a mano. Insomma, la massa rimane così. Così la facciamo riposare qui dentro, la copriamo con un nylon, poi tra mezz'oretta andiamo a stenderla e a tagliarla semplicemente, poi la bolliamo e ce la magniamo con il brodo, se tutto va bene, sperando di riuscire a tagliarla bene. Eccoci qua, passato un po' di tempo, una mezz'oretta, e andiamo a fare spianare la nostra soba piano piano. Io ho già 3-4 volte che la faccio, ma non viene mai bene, è una cosa molto delicata. È fragilissima, come vedete si spacca subito perché non ha elasticità l'impasto. Quindi io non sono un maestro, sono un buffone di corte. Allora farò quello che riesco. Piano piano andiamo a stenderla. Io sono sempre molto delicato, anche questo ci va 20 minuti, non si può fare subito, pianissimo. Mettere a posto i bordi. Ting! Chissà cosa è arrivato, qualche brutta notizia. Ok, quando la spiano di più ci risentiamo. Per adesso vado piano piano.
Ok, è stesa, abbiamo steso l'impasto, adesso vado a tagliarlo. In realtà i maestri lo fanno in modo, con una tecnica particolare, di farlo quadrato. Io non sono un maestro, come vi ho già ripetuto 10 volte in sto video, quindi faccio l'italiana e vado a tagliare per rendere quadrato l'impasto, rettangolare, insomma, quello che è. Questo vado poi a rimescolarlo e lo usiamo dopo, in questo modo. Poi andiamo a tagliare in modo che non si attacchi, e andiamo a fare una tripla piega, se riusciamo, mettendo la farina, molta farina. Vedete che già si rompe tutta. Molto delicata, eh? Andiamo a infarinare in questo modo e andiamo a tagliare. Ci proviamo almeno, facciamo finta che ci proviamo. Se Yuka vuoi venire di qua, riesci a far vedere meglio. Scusate ragazzi, in questo modo, ok, io vado a tagliare. Ovviamente io non ho anni e anni e anni sulle spalle, ma sto provando da me a fare questo lavoro. Ho parlato con tanti cuochi giapponesi, eccetera, sembra che nessuno abbia il coraggio di buttarsi in queste sfide. A me piacciono, quindi io mi butto, provo tutti i tipi di pasta, mi sono fatto anche il ramen, gli udon. Questo piatto della soba, secondo me, è il più tradizionale che si può trovare, come la pasta al pomodoro per l'Italia, insomma, il piatto nazionale. Eccoci qua, io il mio lavoro l'ho fatto, le prime sono un po' grosse, vedete? Però dopo ho affinato la tecnica e sono venute bene, belle e sottili. Ci vanno anni e anni di pratica, insomma, io ce la faccio, ce la farò prima o poi. Dai, prendiamole un po' e le mettiamo solo a bollire, vedete che l'acqua bolle. Molto delicate perché si rompono subito.
Ok, adesso quando poi viene fuori la porzione la vi facciamo vedere come mangiarla, dai. Allora, abbiamo scolato come la fosse la pasta, normalmente la soba, dopo 4-5 minuti è abbastanza cotta e si lava perché si mangia fredda, col brodo freddo, pasta fredda. Io la preferisco molto rispetto a quella calda, mentre i miei familiari, per esempio, la preferiscono calda, non sono abituati magari gli italiani a mangiarla fredda e fa sensazione. Per me è buonissima, questo piatto è l'anima, l'essenza del Giappone, ripeto, come fosse diciamo la pasta al sugo per noi, la carbonara per noi, non lo so, quello che volete, ma davvero per me questa volta sono riuscito a farli abbastanza bene, sono proprio stato bravino questa volta, me lo dico da solo. Oh no, moglie! Sì. Col tempo uno affina, sì, anche le tecniche. Dai, facciamo vedere come mangiarlo, dai. Allora, la mettiamo tranquillamente nel piatto. Bene, dai, va bene così, dai, solo per far vedere. Il brodo pronto. Ok, io ho fatto il brodo di prima, che io che ho fatto ci ho messo il cipollotto, si mette anche il wasabi dentro. C'è il ventilatore qua, abbassalo un po', Gillian, così. Come vedete, rifai vedere, Yuka, si puccia bene nel brodo. Buono. Si puccia nel brodo e poi te la pappi. Ok, si sta strozzando, ma dai, è andata. Signore e signori, la soba. Juwari, ricordatevelo in giapponese, 100%, che è difficilissimo. Ciao a tutti ragazzi, a presto. Vediamo se Yuka riesce a salutarvi o si sta strozzando. Buona. Meno male, sono contento. Grazie, contento, grazie. Bravo. Ciao a tutti ragazzi.